Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito. Andate su federicosspzgames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a fare insieme una challenge dove proverò a diventare da povero a ricco in soli 15 minuti. Ma prima di iniziare questo video, se anche voi volete il vostro Dream Pet, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox. Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox schiacciando i 3 puntini in alto a destra e unirvi al mio gruppo SPZ Squad, dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tanti nuove magliette. Se invece volete la mia amicizia su Roblox o se volete semplicemente giocare con me, andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti. Eccoci qui su Adopt Me, raga. Non chiedetemi perché ho un axolotl e non chiedetemi perché ho questo outfit, non chiedetemelo. Oggi siamo qui su Adopt Me perché, raga, andiamo a fare un video completamente diverso dal solito. Stavo aspettando di fare questo video da non vi dico quanto tempo, ma oggi è arrivato il momento, raga. Non vedo l'ora di mostrarvelo perché molti mi dicono: Fede, come si fa a diventare ricchi su Adopt Me? Fede, come si fa a giocare su Adopt Me? Perché effettivamente non esiste una vera guida su come giocare ad Adopt Me. Però oggi vi mostrerò, secondo me, come si fa a passare da povero a ricco. E ovviamente dobbiamo andare a fare un altro account, perché questo qui diciamo che non va bene, perché come potete vedere ho un sacco di pet mega super rari, un sacco di pet neon, un sacco di pet in generale. Non ho tutti i pet del gioco, io ve l'ho sempre detto, non è il mio obiettivo. Però, insomma, ho un sacco di pet, ho un sacco di mega, un sacco di neon, veramente. Quindi non sarebbe giusto, ecco, iniziare da questo account anche per voi, per mostrarvelo. Quindi, raga, dobbiamo spostarci e creare tutto da zero. Siamo sulla schermata di Roblox, proprio quella iniziale, ok? Quando dovete iscrivervi, quando dovete fare un nuovo account. E raga, sì, dobbiamo andare a fare tutto da capo. Quindi io andrò a mettere la mia data di nascita. Però magari, boh, sparo a caso, tipo, non metto proprio la mia vera data di nascita vera e propria. Magari proviamo a mettere, facciamo 2004, ok? Però comunque sono nato il 1 ottobre, per chi non lo sapesse. Come nome non so bene cosa andare a scrivere. Ok, questo nome è disponibile, si chiama povero a ricco trattino basso Adopt Me. Quindi questo qua sarà il nostro nome, perché comunque è la challenge e voglio vedere fino a dove riesco ad arrivare. E ovviamente la password non ve la vado, non me la sto a far vedere. E ora clicchiamo su registrati e dovremo entrare su questo nuovissimo account. In teoria sì, ok, ecco qua. Ciccio, come al solito, aggiungi telefono, aggiungi tutto quanto, eccetera eccetera. E come potete vedere è un account completamente nuovo. Eccoci adesso su Adopt Me e siamo proprio nella schermata iniziale. Proprio dobbiamo ricominciare tutto da capo. Ciccio, scegli il tuo colore preferito. Io vado a mettere, credo che vado a mettere il rosso, e facciamo fatto. E come potete vedere, cioè, siamo proprio a zero, siamo vestiti da nemmeno da noob, cioè non lo so, non è né bacon, non so cos'è sta roba, sta skin, però vabbè. E se andiamo su guardaroba dobbiamo scegliere ragazzo o ragazza. Io andrò a scegliere ragazza, se mi chiedete perché, perché secondo me è più easy da creare qualcosa. Noi dobbiamo diventare ricchi su questo account, quindi mi devo andare a fare anche io un account, diciamo, no, da ricchi. E direi che comunque così, rispetto all'avatar di partenza, no, siamo avanti anni luce. Adesso dice che dobbiamo andare nella standing, ok, si dice che siamo nella nostra casa, ci dice che possiamo modificare la nostra casa, ma sinceramente non ci interessa. E diciamo che così già possiamo partire e andiamo subito a salvarci questo outfit. Dopo capirete anche il perché e lo andremo a chiamare Preppy Girl. Adesso, perché ho fatto questa cosa? Perché dopo andremo al centro, andremo in un server ricco. Adesso siamo in un server molto classico, molto banale, ma poi dopo andremo a provare in un server ricco e andremo a fare una cosa che vi faccio vedere, che secondo me per iniziare non è male. Allora, dice che quando sei pronto puoi uscire, eccetera eccetera. Io vado direttamente alla nursery, perché alla nursery in teoria posso andare a prendere l'uovo. O forse, non vorrei dire una cavolata, no no, è così, puoi andare. C'è il signor Woffington. Dice che possiamo prendere il pet. Ci dice ciao umano. Hai l'area di, vabbè, si dice che è disposto ad aiutare un amico, bla bla bla. E ci fa tutta la storia e ci dà lo starter egg. E diciamo che così iniziamo il nostro Adopt Me. Tra l'altro voglio andare a vedere. Si dice questa qua è la nostra task board, eccetera eccetera. Ok, completa un bisogno, ci dà già 30 bucks, fantastico. Ci dice che l'uovo ha fame, dobbiamo fare tutto quello che ci dice lui all'inizio, purtroppo è così con tutto il tutorial. Volevo vedere questo pacchetto,
effettivamente con 99 Robux ti danno 200 bucks, una casa, un cracked egg e una bici. Ok, e adesso abbiamo Skewdy nuovo e ovviamente ci darà altri soldi. Quindi queste missioni qua che mi sono spuntate sono missioni che spuntano in automatico a tutti. State tranquilli, spuntano a tutti quanti. Non dobbiamo schiuderci su Star Trek, raga, mi dimenticavo. Dobbiamo andare intanto al... mi teletrasporto qui dal cibo, perché praticamente di fianco al cibo c'è dove possiamo prendere la licenza. Adesso vi farò anche capire perché ci serve questa licenza. Ecco qua, proprio qua abbiamo l'edificio, il municipio, non so bene come chiamarlo, di Adopt Me, dove possiamo prendere la licenza. Secondo me è super importante, quindi andiamo a prenderla subitissimo, così ci leviamo questa cosa. Adesso parlo con l'agente Alex, che praticamente vi farà, vi chiederà una serie di domande per testare insomma le vostre doti di... Ecco, vuoi fare uno scambio tra l'unicorno e il drago? Uno o due scambi. Qui vi ho tagliato tutto quanto, raga, e sto prendendo la licenza, e questa ci serve per fare i trade. Quindi perfetto, adesso che abbiamo preso tutto possiamo diciamo finirla qua. Non voglio andare lì in effetti perché non serve a niente. Fatto questo, non schiudete lo starter egg. Adesso vi faccio vedere anche perché. Perché praticamente adesso io vado a uscire da questo server, che è un classico server, non credo sia né ricco né povero. Anzi, per levarci giusto così lo sfizio, andiamo a vedere com'è al centro. Ma non dovrebbe essere niente di che. Adesso ve lo mostro. Infatti vedete, cioè è un server classico, c'è gente che parla. Esco di qua e vado a cercare un server ricco. Voi chiederete, ma come un server ricco? Perché un server ricco? Perché adesso vi faccio vedere una cosa. Ovvero, non fate questa cosa secondo me sempre, perché è un po' inutile. Ma se avete appena iniziato e andate magari in un server ricco, fate escludi server pieni. Eccolo qua. Quindi magari andiamo in un server tipo questo. E segui Play Adopt Me su Twitter. Io scrivo sì, perché magari ci dà qualcosa. No, non ci ha dato niente. Quindi... cosa gliene fregava. Comunque, perché vi ho detto di non schiudere il cracked egg e perché vi ho detto di salvare l'outfit? Beh, ora ve lo faccio vedere, perché se avete appena iniziato, secondo me, per giusto ingranare, per farsi un po' di pet, anche non ricchi, vi faccio vedere cosa fare. Allora, questo qua è l'outfit che abbiamo salvato. Adesso schiacciamo di nuovo il mio avatar Roblox e ridiventiamo insomma Nabby e ci rechiamo al centro. Voi direte, ma perché, che cosa vuoi fare? Voglio andare al centro, voglio fare una cosa che è un po' brutta, però secondo me per iniziare, proprio iniziare secondo me va bene. E scrivete più o meno quello che sto scrivendo io in inglese, purtroppo. Magari copiate e incollate quello che dico io. Per favore, qualcuno mi può dare un pet gratis, sono nuovo, e vediamo se qualcuno insomma ci calcola o meno. È anche giusto per vedere anche così cosa fanno. In genere vi danno qualcosa, non vi danno niente di che. Magari vi danno un, non lo so, un cane, un gatto o comunque pet comuni. Però secondo me è meglio di niente. Adesso io devo andare a vedere intanto le interazioni come ce l'ho. Interazioni parti tutti, scambi tutti, donazioni tutti, quindi insomma magari ci va anche bene. Vabbè, non ci sta calcolando nessuno, quindi magari proviamo a schiacciare scambia sulle persone e provare a scrivere un messaggio e dirgli... Ecco, vedete, gli ho scritto: ciao, sono nuova, do you have any pet? E lei fa: te lo do. E io faccio: oh, thank you so much. E mi ha dato un gatto che dovrebbe essere newborn, neonato, quindi ok. Però noi ce lo prendiamo e ovviamente lo ringraziamo e facciamo thank you. Adesso continuiamo così per, non vorrei dire tutto il server, ma quasi. E anche lei ci ha dato un gatto newborn e gli scriviamo anche lei: oh, thank you so much. Lei ci sta dando una formica che di età è giovane. Raga, io purtroppo in italiano non so bene, ecco, giovane a quanto corrisponda. Quindi ovviamente lei ci sta dando della roba, quindi fantastico. Ok raga, sono passati tipo 2-3 minuti e questi qua sono i pet che sono riuscito a ottenere. Ci sono due gatti che però sono newborn. Ho una formica e ho, ecco, un granchio eremita, ho un gatto mummia, un ermellino, insomma ho un po' di roba, non tantissima, però potete continuare a fare questo per un po' di volte finché magari la gente non vi dà roba non male. Comunque questo qua è raro, questo è non comune, insomma non sono pet orribili. E se riuscite a ottenere dei doppioni lo potete fare neon, lo potete fare mega. Io quello che vi consiglio è magari di riuscire a ottenere dei pet tipo il granchio eremita o il gatto mummia, però comunque ecco dei pet, non il gatto da fare neon. Altro consiglio che vi do è quello praticamente di diventare bambini. Basta schiacciare qua su guardaroba e schiacciare passa genitore o passa bambini. Io sono già passato a bambino. Questo perché? Perché adesso al nostro pet gli verranno da fare le missioni e oltre a fare le missioni per il pet verranno anche le nostre, quindi insomma faremo il doppio di soldi. I soldi su Adopt Me sono molto importanti, quindi perché vi permette di comprare uova, vi permette di comprare vari oggetti e cose che insomma vi aiuteranno in questa missione di diventare diciamo ricchi. Altro consiglio che vi do, sempre per fare soldi, sempre per andare avanti, per diventare ricchi, è
quello praticamente di andare tipo qua dai job, e cioè la pizzeria secondo me è il migliore, e se andate qua alla pizzeria a lavorare praticamente vi danno ogni tot di minuti, non mi ricordo quanto, vi danno dei soldi, e questo è anche molto molto utile per andare avanti con il gioco. Infatti se fate qua vi dà $15 al minuto, quindi secondo me è fantastico. Potete anche rimanere AFK e stare seduti e vi danno lo stesso i soldi, vedete. Anche questo qui è un metodo, perché praticamente in 8 minuti vi fate $50, che comunque diciamo non sono male. Un altro consiglio che vi posso dare, lo so non è per tutti perché non tutti possono comprarlo, ma è quello di andare qui su negozio, scrollare in basso e praticamente andare a comprare una Ride Potion, che è questa qua, costa 150 Robux. Se siete da dispositivo mobile, iPhone eccetera eccetera, potete comprare due volte 80 Robux, che sono 160, quindi con 2 euro riuscite a comprare una Ride Potion, e secondo me conviene un sacco. Infatti io adesso la vado a comprare, e mi raccomando, ecco, non datelo assolutamente al vostro pet, quindi per sicurezza andatelo a levare. Tenetevi la Ride Potion, perché questa qua, se la scambiate in un server ricco, riuscite a ottenere bei bei pet, quindi mi raccomando non scambiatela subito. Adesso cosa vi consiglio di fare è ovviamente andarci a cambiare, e ci mettiamo questo outfit qua di prima della ragazza, e direi di andare al centro e andare a scambiarci questa Ride Potion, che ripeto costa solamente 2 euro, quindi secondo me per 2 euro riuscite a ottenere un sacco di roba interessante. Provate a mettervi qua e scrivere trading Ride Potion e vedete un po' se c'è qualcuno che magari vi fa un'offerta. Ecco, c'è questo ragazzo qua che ha mandato un'offerta, vediamo un po'. Ci ha aggiunto un coniglio Ride, direi decisamente di no, perché ci possono offrire molto molto di meglio. Giusto comunque per farvi vedere qua su Dotmi Trading Values che cosa danno per una Ride, cioè guardate quanta roba danno: pet neon, leggendari, leggendari Ride, un sacco di uova che potete schiudere, magari trovate lì il leggendario. Quindi raga, per le Ride vi devono dare belle belle offerte, non scambiate la Ride Potion per la prima cavolata che vi capita. Ok, mi raccomando, vi giuro, guardate anche i miei video, ne ho fatti tantissimo, scrivete Federico Sepizza Games Ride Potion, vi danno un sacco di roba bella, quindi non scambiatele la prima offerta, mi raccomando. Wow, raga, finalmente, secondo me questa è un'offerta niente male, perché ci sta offrendo un pet neon, che è il poodle, e un pavone. Sarei tentato di accettare questa offerta, perché secondo me non è niente niente male, cioè un pet neon e un leggendario che non si trova più Robux, secondo me... ci può stare. Ok, sono finalmente riuscito a scambiare la Ride Potion per queste cose. Praticamente mi hanno dato un Ancient Dragon, un nuovo, un Cracked Egg, una Dragonfly e un cane neon. Quindi secondo me non male. E come potete vedere, in solamente 15 minuti siamo riusciti a ottenere tutti questi pet. E ovviamente per continuare, cosa vi consiglio io? Vi consiglio di magari schiudervi il Cracked Egg, schiudervi il... lo starter egg e così via, e magari riuscire a prendere dei doppioni, fare delle missioni, fare i soldi, schiudere uova, fare pet neon e poi andarli a scambiare al centro e ripetere questa cosa fino a quando non avete un bel inventario che vi piace. Direi di concludere qua questo video, fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto, se vi è stato utile, se sapevate di queste cose, di come iniziare su Adotmi, fatemelo sapere sotto nei commenti. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi cliccando sull'iconcina, cliccare qui in alto per guardare un altro video, e noi ci vediamo domani. Ciao! Ciao!